Monza e il 129esimo derby italiano se ne andrà. Partiti! E in vantaggio Wild Wolf davanti a Meraviglioso, Feuz Bliss, Smoking Joe, Real Solution, Erbuga, Vola e Vai Romito, Warder, Texidor e Sopra Montieri. Dopo 400 metri di corsa passa Smoky Joe davanti a Wild Wolf, in terza posizione Meraviglioso davanti a Feud Blitz, Real Solution con all'interno Erbuga, seguono Texidor, Warder, Vola e Va, Il Romito e Sopra Montieri. All'inizio della curva è in vantaggio Smoky Joe davanti a Wild Wolf, Meraviglioso, Feuz Blitz, Real Solution, Erbuga, Vola e Va, Texidor, Il Romito, Warden e Sopra Montieri. Poco prima dell'ingresso in dirittura è sempre in vantaggio Smoky Joe davanti a Wild Wolf, Meraviglioso e Feuz Blitz. I cavalli entrano in dirittura con Smoky Joe in vantaggio lungo la corda davanti a Wild Wolf, Meraviglioso, Feuz Blitz, Real Solution, Erbuga, Vola e Va, Sopra Montieri a centropista, Warder e Il Romito. È in vantaggio Smoky Joe attaccato all'esterno da Wild Wolf, seguono Feuz Blitz, Real Solution, Vola e Va, Erbuga e Warder. Passa Feuz Blitz davanti a Wild Wolf, Smoky Joe, Vola e Va, in vantaggio Feuz Blitz davanti a Wild Wolf, Smoky Joe e Vola e Va. Il tedesco. Il tedesco, Rolando. Il tedesco. Feuerblitz, che aveva seguito di 3,5 lunghezze Black Arrow, che probabilmente vincerà il derby tedesco, ha messo nel sacco, secondo noi, così all'impressione visiva, Wild Wolf. Ma non ci giuriamo ancora. Vediamo il replay, perché sono molto vicini. Ha detto Piero che ha vinto Feuerblitz. Eccolo, le immagini di Laurente Pomponi ce lo mostrano. L'attacco violento a Wild Wolf. E per la terza volta consecutiva Umberto Rispoli è secondo nel derby. Secondo nel derby. Incredibile. Ancora Umberto Rispoli. Che beffa, perché questa volta ha fatto veramente un capolavoro fantastico. Smoking Joe, il cavallo regolare per eccellenza, è terzo. Al quarto posto, forse, diciamo così, Vola e Va, che viene a raccogliere. E poi c'è la delusione. C'è la delusione di Real Solution. Sì. Troppo male per essere vera, dice siamo Piero, rimasti un po' tutti senza parole, però bisogna celebrare esatto, la vittoria. Sì, fatico un po' a trovare il bandolo della matassa. Che vince questo 129esimo derby italiano, figge il suo allenatore per Restal e il Visa GmbH, la scuderia, quota veramente... molto alta per il vincitore, perché secondo il Wild Wolf probabilmente c'è fotografia, attendiamo l'ordine arrivo logicamente ufficiale. Al terzo posto tenta la fuga, corre in testa Smoking Joe, ma può essere solamente terzo. La vittoria però, stiamo rivedendo dalle immagini, sì, esatto, non sfugge a Feuder Blitz, appunto Herlin in sella, per quanto riguarda questo cavallo tedesco che sigla il derby italiano del galoppo. E ancora una volta per Umberto, secondo in un derby, inizia a diventare una maledizione, come lo è stato per Lanfranco Dettori il derby di Epsom per tanti anni. Immagini del rientro del vincitore Robert Avlin sul figlio di Big Shuffle e Flamingo Island.